ascoltato la voce e la chitarra e la loop station di Manu One Woman Band. Un altro applauso per lei. Siamo in diretta dalle Informagioni per un'altra puntata di Effetto Larsen, questa trasmissione che va in onda, doveva andare in onda una volta al mese e invece adesso piano piano stiamo diventando sempre più, stiamo guadagnando terreno, diciamo. Oggi è una puntata particolare perché noi di Share Radio diamo in qualche modo la possibilità alle altre radio che sono in associazione con noi nel network I Have a Stream, ovvero questo network di web radio milanesi di quartiere e non solo, di condurre il programma Effetto Larsen, che insomma sta cominciando a diventare anche, dicevamo, un brand anche abbastanza quotato, per cui sono orgoglioso e contento di presentare le speaker che oggi condurranno il programma. Il tema di oggi è Milano condivide risorse e abbiamo al microfono di Share Radio, da Radio dei Navigli, ospiti e anche conduttori, Arianna e Ilaria. Ciao! Ciao! Come va? Io mi sono ripromesso di fare questo primo intervento. Volevo un attimino che ci raccontaste la realtà di Radio dei Navigli così e poi partiamo a bomba subito con gli ospiti, che c'è tanta carne al fuoco. Sì, esatto, giusto in due parole, Radio dei Navigli c'è da quasi 10 anni, se non di più, sul territorio della Barona, e io e Arianna siamo forse le novelle di Radio dei Navigli, quindi insomma portiamo la voce giovane di Radio. Quindi proprio per questo motivo abbiamo ben 4 ospiti che sono arrivati tutti, giusto? Esatto, che ci parleranno delle loro esperienze presentandoci le loro associazioni. Esatto, prima di tutto avremo Bricheco, abbiamo il nostro Alessandro. Ciao. Ciao. Avremo poi il non riservato network, Nicola. Eccola. Fabio per PC Officina. Ciao. Ciao. E poi la carissima Giulia per Tempo Riviso. Ciao, buonasera. È una falegnameria aperta al pubblico, ovvero non vengono realizzati prodotti per le persone che ne hanno bisogno, ma le persone vengono accolte e viene loro insegnato la realizzazione del progetto, che noi seguiamo dalla progettazione alla realizzazione per l'appunto, e forniamo quindi a loro la possibilità di avere spazi e attrezzi che comunque a casa sarebbe difficile avere, e le competenze necessarie per la realizzazione di ogni prodotto. Ah, quindi non fate solo voi, cioè insegnate? Insegniamo a fare, no, noi non facciamo. Quindi offrite lo spazio anche un corso. Esattamente, esattamente. Ho visto tra l'altro che siete associati, se possiamo dire, alla Lega Ambiente, no? Sì. Alla Non Riservato Network. Ciao. 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 Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. Tu? Sì, sì. Ok, siamo tutti bene. Ok. Abbastanza bene, sì. Bene, Non Riservato Network è una piattaforma, giusto? Sì. Sì, se così vogliamo chiamarla, per far incontrare le persone che hanno progetti sul tema del riuso. Vuoi spiegarcelo meglio? No, però non lo so. Spiegacelo meglio tu. Allora, Non Riservato è una rete sostanzialmente che mette in contatto le organizzazioni che a Milano operano con le creatività all'interno dello spazio pubblico. Quindi sostanzialmente tutte le tipologie di organizzazioni presenti sul territorio che lavorano dalla street alla public art, sport urbani, giochi urbani, coesione sociale, design, eccetera, eccetera, eccetera. Thank you.
Allora, tu sei, vieni qua in rappresentanza di Tempo Riuso, che ha una storia insomma abbastanza lunga, nel senso che non è nata l'altro ieri, ma c'è da un bel po' di anni. Lo so che chiederti di riassumere la storia è difficile, però in due parole, cioè al di là della storia in sé, ma più che altro con quali obiettivi è nata questa associazione e poi insomma. Ci spiegherai? Sì, allora, l'associazione Tempo Riuso nasce nel 2008 a Milano da persone che come me avevano visto progetti e lavorato in progetti di riuso temporaneo in altri paesi europei. Io avevo lavorato a Bruxelles con l'associazione City Mine, Isabella Inti aveva lavorato ad Amsterdam, insomma un po' di persone ci siamo ritrovati e mi hanno detto anche a Milano si può fare di riattivare spazi in abbandono per quel tempo di mezzo in cui non c'è una destinazione d'uso, non si sa cosa farne. Siamo qui con l'ultimo ospite quest'oggi. In diretta, effetto Larsen, a due passi dalla Madonnina. Esatto, in via Dogana. Sono arrivato l'ultimo. Ciao. Della carrellata. L'ultimo ma non ultimo, diceva la mia professoressa di media. Fabio, sì, esatto. Vicino officina. Esatto. Ciao, allora, spiegaci un attimo brevemente appunto che cos'è PC Officina e soprattutto lo scopo. Allora, PC Officina è uno era uno spazio dedicato, diciamo, alla condivisione di saperi informatici, molto ispirato comunque al ciclo Officine, quindi al discorso che uno viene e si fa la riparazione sul proprio computer anziché sulla bicicletta. Noi davamo, come nel ciclo Officine, parti di ricambio, eccetera, e tutto, e uno poteva mettersi lì e aggiornarsi sul computer piuttosto che ammodernarlo. La polare di questo casino di vetro che a tramontane illumina la strada per chi vuole tornare a casa, meno sopra per